non mi cade sta cosa. Li avete spenti i telefonini, non è che suono. Sulla mostruosità della camorra, che pochi mesi, che un mese prima aveva fatto una delle stragi più sanguinose, diciamo, della sua storia, soprattutto perché rivolta a persone completamente innocenti, vittime solo del fatto di essere poveri, di essere neri, di essere senza nessun punto di riferimento. La loro colpa è stata quella di essere senza nessuno, di non avere coperture, di non avere padroni, di non avere leggi spietate da seguire. E direi che il messaggio di Miriam Makeb è proprio un messaggio di libertà, l'essere liberi, senza padroni, uguaglianza, ma che invece per molti è un esilio di maggiore povertà, di maggiore sfruttamento. Miriam Makeb è stata fortunata nel suo. Questi ragazzi che noi abbiamo la fortuna di ospitare non sono vittime di un esilio forzato quanto quello di Miriam Makeb, perché la fame, la guerra, lo sfruttamento, ma sono vittime poi dell'indifferenza, che è il più grande male al quale ci ha richiamato anche Papa Francesco nella sua visita a Lampedusa. Noi, Graffel Volturno, dobbiamo essere, qui c'è il commissario, il prefetto, dobbiamo essere famosi in Italia, in Europa e nel mondo, non perché siamo la terra dei fuochi o la terra dell'abbandono, dello sfruttamento, ma perché siamo la terra del riscatto, soprattutto la terra della non indifferenza. Io dico sempre, Castel Volturno per sempre, che dobbiamo camminare insieme, perché solo camminando insieme, senza distinzione di razza, di religione, di nazionalità, di stato sociale, solo così noi avremo una nuova Castel Volturno, una nuova città multietnica, una nuova città del futuro. L'emozione si sentiva nelle mani, io ero commosso, ma soprattutto i ragazzi africani che erano lì presenti con i loro cellulari, con i bambini che volevano che Miriam potesse toccarli, baciarli, davano proprio il senso del significato e del valore che questa donna aveva assunto nel corso degli anni per tutte le popolazioni che vengono sfruttate o che sono afflitte dall'emarginazione, dalla povertà, e soprattutto le popolazioni africane, ma non solo, tipo, non solo africane. Fu veramente palpabile questa commozione, una commozione che è difficile da dimenticare. Miriam Makeb era il simbolo della voglia di riscatto di tutti i poveri, di tutti i derelitti della terra, è venuta qui a Castel Volturno per ricordare, perché questo era il motivo, ricordare i sei ragazzi uccisi un mese prima, sempre sul territorio di Castel Volturno, la notte di San Gennaro. Lo volle fare con un concerto, nonostante che stesse male, perché già la